Ciao, io sono Fox e oggi parliamo di monopattini elettrici. Questi ragazzi sono i miei Kugo M4 Pro C1 Pro di Bogist. Entrambi i monopattini, ragazzi, vanno a 48 volt, perciò montano un pacco batterie litio da 48 volt. In questo video ti spiegherò come aumentare notevolmente l'autonomia con un pacco batterie secondarie. Vai con la sigla. Ebbene ragazzi, sì, avete capito benissimo. Allora, è possibile andare ad aumentare l'autonomia dei nostri monopattini elettrici? Sì, ragazzi, sì. È possibile, è potenzialmente semplice, però anche se tecnicamente semplice, nella realtà bisogna fare tanta attenzione. Perché, ragazzi? Perché numero uno, il problema più grosso. Numero uno, problema uno. Attenzione alle truffe, ragazzi. Perché in commercio ci sono tantissime batterie fake. Se vai sul mio canale troverai tanti video dove ti dimostro a conti alla mano che tante batterie, per esempio di Amazon, di AliExpress, di vari rivenditori e di produttori nazionali, sono tutti ragazzi batterie false, che ti scrivono 10.000 mAh, ma invece sono 5.000 mAh, che te ne scrivono 40.000 mAh. Quando invece sono forse, ragazzi, la metà. La cella litio, ragazzi, 18650, che è uno degli standard montati su questi monopattini elettrici, più capiente che abbiamo è 3005. Ok? Ci sono Samsung, ci sono Panasonic, ci sono Sanyo, tanti brand, però ragazzi, hanno tutti in comune una cosa: costano tantissimo. Come posso potenziarlo? Perciò, numero uno, non acquistare la prima batteria che venga, ok? Perché, ragazzi, se sono vere batterie qualitativamente valide e che montino celle di qualità, scartate già a prescindere batterie che montano celle da 2000, 2005, andate dai 3000, 3200, 3.500. Il mio discorso vale in generale per tutti i monopattini, anche quelli a 36, anche quelli a 24, anche quelli a 60 volt. Tutto sotto in descrizione ti metto alcuni pacchi batterie, sia 48 volt che 36 volt. Perché, ragazzi? Perché la nostra modifica di oggi ci permetterà appunto di dare più autonomia e qualcosa anche come prestazioni. Non dobbiamo far altro che connettere, ok, le batterie in parallelo. Ovviamente, se il tuo monopattino è un 48 volt, ok, devi acquistare una batteria da 48 volt. Le batterie 48 volt hanno 13 celle in serie, ok? Non sbagliare. Ok, ecco, guarda, 48 volt, 13 celle serie. Se quella tua originale ha 48 volt, 13S, devi acquistare un'altra 13S. Ma poi nel concreto, come si collegano? Ragazzi, è pressoché un gioco da ragazzi. Vado a disegnarti le due batterie. Mi raccomando un'altra cosa, connessioni sicure, ok? Non saldature fredde, sempre uso dei fusibili. Fusibile su una, fusibile su un'altra. Ragazzi, le batterie litio hanno scariche altissime, correnti altissime, perciò dovete obbligatoriamente utilizzare protezioni. Dipende quanto grosso, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A. In base alla qualità del tuo pacco batterie, molte batterie hanno BMS per esempio da 25 A nominale, perciò vuol dire che quella batteria può andare ad emettere
fornire al tuo motore 25 ampere come standard senza avere problemi. Però ragazzi, quello è un valore nominale. Non prendete un fusibile da 25 ampere, perché in salita, per esempio, il tuo monopattino vorrà più corrente, più potenza uguale più corrente uguale fusibile bruciato. Perciò io ti posso consigliare di innanzitutto iniziare da un valore X, che può anche essere 25 ampere, un fusibile da 25 ampere. Dal momento in cui questi sono quelli in rosso sono i fusibili, dal momento in cui hai installato questo fusibile nel tuo pacco batterie, fai una salita. Se il fusibile non salta, vuol dire che sotto sforzo la tua corrente massima non supera 25 ampere del fusibile. Se dovesse superare quella soglia, il fusibile si brucerà. Quello sta a significare che ti serve un fusibile più grosso. Andiamo a fare la connessione. Allora, soluzione 1: mettere in parallelo i due pacchi batterie 48 volt, 48 volt, entrambi. Ok, metterli in parallelo cosa significa? Significa, ragazzi, fare una connessione parallela più con più, meno con meno, che a mio avviso, ragazzi, è l'unica connessione che vi consiglio su questi mezzi. La connessione serie, ragazzi, ancora di più con batterie di voltaggio differente, io non la consiglio in una maniera più che assoluta. So che c'è chi lo fa e fin quando gli va bene lo possono raccontare, possono fare gli scaltri, però dal momento in cui gli va male è lì sono dolori. Perché se va ad esplodere un pacco batterie lithio, ragazzi, sono dolori veri. Questo è lo schema. Connessione parallelo più con più, meno con meno dei due pacchi batterie. Ma tu mi dirai, Fox, ma dove metto io un pacco batterie, per esempio, sul Bogist C1 Pro? Ragazzi, le scelte sono tante, utilizzando ovviamente sempre questi. Questi sono gli zainetti esterni. Ti metto sotto in descrizione anche qualche link. Sono zainetti, ragazzi, molto comodi perché, oltre ad essere rigidi, hanno la possibilità di fare delle forature appunto per la sua rigidezza. Non accede acqua dentro. Dove li vuoi mettere? Guarda il mio M4 Pro, ne ho uno qui sul frontale e ne ho uno sotto. Io ti consiglio di montarli sotto. Perciò prendiamo questo zainetto che ha circa 25 cm come lunghezza, lo monti sotto qui nel Bogist o volendo anche qui dal lato interno, lì dentro piazzi la tua batteria secondaria. Cosa ti serve poi? Oltre alla batteria, oltre allo zainetto portabatteria, ti serve un cavo. Allora, in commercio vendono già dei cavi con presaldati connettori, che solitamente queste batterie montano connettori XT60. E plug-in, cioè colleghi, boom, fai passare il filo sotto, colleghi lì sotto con una connessione parallela, ok? Perciò una prolunga fino al vano sotto batteria. Lì sotto dovrai connetterle entrambe in parallelo, come fai? O tagliando i cavi e giuntandoli però in maniera pulita. Attenzione ai cortocircuiti. Il fusibile va sempre messo, come già detto, fatto la connessione parallela, potrete in qualsiasi momento staccare la seconda batteria. Da dove? Dal connettore principale. Ogni batteria ha il suo connettore di fabbrica. Io non consiglio tagliare il connettore di fabbrica di potenza. Per
ma appunto mettere una prolunga. Perciò pacco batterie, connettore di fabbrica della batteria, prolunga che mi scende giù, foro nella scocca del monopattino per poter far accedere dentro il cavo, che sono due, positivo, negativo. Nella parte sotto, fatta la connessione parallela, possiamo entrare nella centralina. Perciò dove ora originariamente avete il connettore della centralina, lì deve essere fatto questo lavoro. Ragazzi, tutto è comunque fatto con connettori XT60, mi raccomando, così da poter avere una pulizia di cablaggio che ti aiuterà comunque nel tempo poi eventualmente a fare manutenzione. Perciò io entro da qui ed ho una batteria, entro da qui ed ho la seconda batteria, e qui ho il mio controller. Questo è il controller, e qui c'è la batteria 1 e qua c'è la batteria 2, positivo con positivo, negativo con negativo, positivo con positivo, e qui faccio un ponticino per farti capire qual è l'altro. Metto qui, metto più, meno, più, meno. Ok, così questo è lo schemino che ti può permettere di collegare due batterie in parallelo per avere che cosa? Più autonomia. Per esempio, se un pacco batterie originale, questo è intorno ai, allora, questo era intorno ai 13 ampere ora, quello del C1 Pro se non sbaglio circa anche 12 o 13 ampere ora. Metti il caso di avere originale 13.000 milliampere ora, che possa essere 21.700, perché ci sono anche le 21.700 come celle, o anche 18.650 in base al tuo monopattino. Perciò se io già in origine ho 13 ampere ora, ne monto un'altra da 10 ampere ora. Posso farlo? Sì. Anche se hanno capacità differenti, posso farlo. Posso montare una 15? Certo, posso montare una 15. Posso montare una 20? Certo, ragazzi, puoi montare quale batteria vuoi. È normale che più è grossa di capacità, più costa. Uno, più è grossa di capacità, più è grande di dimensioni. Perciò scegliete sempre la batteria in base allo zainetto che avete disponibile. Se non lo avete, cercate di acquistarlo prima, lo zainetto, uno dei più grandi che riuscite a trovare. Misurate effettivamente internamente le dimensioni disponibili e poi dopo andate a scegliere la batteria che ci entra, ok? Mantenendo sempre alti gli amperaggi. Potrei pure andare a utilizzare una batteria 48 volte 5 ampere ora? Sì, è normale. Avrò più capacità, avrò più autonomia, certo, è normale. Però è normale che se io faccio una spesa di 8 euro per quelle, 8 euro per una batteria da 5 ampere ora, aspetto, metto da parte altri soldi e vado ad acquistarmi un pacco batterie più prestazionale, cioè con più capacità. Perciò l'accoppiata vincente, a mio avviso, per il Cuco M4 Pro e per il Bogis C1 Pro, ma vale per tutti gli altri ragazzi monopattini elettrici a 48 volt, è quella di montare almeno un 10 ampere ora, una batteria litio da 10 ampere ora almeno. Tu mi dirai: Fox, ma poi come le ricarico io queste due batterie connesse in parallelo? Ti disegno una batteria e la batteria avrà il cavo negativo, ok, di potenza, avrà il cavo positivo rosso, colore rosso,
qui abbiamo l'XT60, il nostro connettore di potenza. La ricarica va fatta come? Abbiamo detto modello 1, c'è un altro cavetto con jack dove andrai a cablare il tuo caricabatterie. Eccolo qui. Questa è la batteria stile 1, perfetto. Batteria stile 2 non ha questo cavetto extra, ma fa tutto da questi due cavi. Allora ragazzi, il mio consiglio è quello, se non siete professionisti, se non volete mettervi troppo nei guai, utilizzate batterie che hanno ingresso e uscita separato. Allora ragazzi, per ricaricare le batterie cosa dovrei fare? O le carichi singolarmente, prima una e poi l'altra. Ragazzi, da Fox è tutto, grazie per la visione, ciao!